Il delitto Falvella. Il 7 luglio del 1972 a Salerno la morte dello studente di filosofia durante una rissa. Gli anni degli scontri tra militanti di destra e sinistra sarà commemorato a Palazzo di Città. Ben ritrovati a TG2 Storie. 50 anni fa a Salerno veniva ucciso durante una rissa Carlo Falvella. Era uno studente della facoltà di filosofia. Era luglio 1972, gli anni degli scontri tra militanti di destra e di sinistra. Nel servizio dell'inviato Omar Reda vi proponiamo anche la testimonianza del fratello di Carlo Falvella e dell'amico che era con lui durante l'accoltellamento e la voce anche di alcuni testimoni di quel periodo storico. Vediamo. A Salerno la stagione della militanza, che poi diventa anche violenza politica, ha le sembianze di due bar con vista sul mare. Il primo, il Caffè Nazionale, chiuso ormai da tempo all'inizio degli anni 70, è il tradizionale punto d'incontro dei giovani di destra. Nell'altro, il bar Nettuno, si ritrovano quelli di sinistra. Due microcosmi separati da poche decine di metri. Il protagonista tragico di questa storia di sangue è Carlo Falvella, 19 anni, studente di filosofia con gravi problemi alla vista. Vicepresidente del FUAN, quarto di sei figli, una passione per la politica a destra, trasmessa da mamma Flora. Nel tardo pomeriggio del 7 luglio del 72, Carlo è con l'amico Giovanni Alfinito, come lui iscritto al movimento universitario di Area Missina. Con loro sul lungomare c'è il fratello minore Pippo, che diventerà un punto di riferimento della destra cittadina, scomparso nel 2014. I tre incrociano Gennaro Scariati e Giovanni Marini. Entrambi sono vicini a gruppi anarchici. Ci fu un primo alterco perché Marini accusava Carlo di avergli dato una spallata. Riuscimmo a fare di Pacilia, da Pacili, prima io e poi Pippo, e quindi ce ne andammo. Più tardi lo scontro si ripete in Via Velia, proprio dove dal 2010 c'è la lapide che ricorda Carlo. Questa volta però Marini ha un coltello. Vidi un'altra volta questi due che scendevano da quella parte. Ma la cosa strana è che a loro due si era aggiunto uno molto alto, che si chiama Mastro Giovanni, che stranamente passò a destra. Purtroppo eravamo giovani, guardi tu, guardo io, chi si volta? Ci voltammo tutti e due. Arrivò Marini da giù urlando come il pazzo, mi prese il polso e mi colpì. E qua fu la mia fortuna, perché prima di colpire me, colpì la gamba di Mastro Giovanni. Io sono convinto che Carlo, vistomi in pericolo, si buttò per fermarlo e quello lo cominciò a colpire. Io ho visto più di un gesto col coltello. A un certo punto mi misi davanti alla strada, ci andai davanti alla macchina, la feci frenare, la obbligai a fermarsi, caricammo Carlo all'ospedale e andammo all'ospedale. Poi purtroppo... Colpito all'aorta, Carlo muore durante l'operazione. Io, mia mamma e mio padre eravamo ad Avezzano. Alle 10 la sera venne mio fratello Franco. Mia mamma si impaurì, come mai sei qui? Il quale disse a mia madre, guarda che Carlo ha mangiato delle cozze, probabilmente gli hanno fatto male ed è ricoverato in ospedale. Al che chiaramente noi ci precipitammo, ci mettemmo in macchina e venimmo a Salerno. Prima di entrare mio fratello Franco ha raccontato la verità a mia mamma. Siamo entrati in questa sala mortuaria e mio fratello Carlo era disteso su un tavolo di marmo con un lenzuolo che gli copriva il corpo tranne che la testa e io rimasi incantato, cercavo di guardarlo negli occhi e speravo che lui... Ci furono dei funerali cui parteciparono non meno di 10.000 persone, ci fu la presenza di almiranti, di tutto lo Stato Maggiore del partito e poi ci furono tutta una serie di scaramucce, di piccoli scontri dopo quasi che qualcuno volesse cercare, tra virgolette, la vendetta. La sera del 7 luglio Marini si costituisce ai carabinieri e nell'interrogatorio del 9 ammette le sue responsabilità. Il processo inizia nel 74 e viene spostato da Salerno a Vallo della Lucania per motivi di ordine pubblico. Nel 75 l'anarchico viene condannato a 12 anni per omicidio preterintenzionale aggravato e concorso in rissa, pena ridotta a 9 anni in appello, 7 quelli scontati. Assolti dall'accusa di rissa invece al finito Mastro Giovanni e Scariati. Nel collegio difensivo di Marini entra anche il senatore del PC e presidente dell'Assemblea Costituente, Umberto Terracini. In quello di Alfinito e della famiglia Falvella, con l'avvocato Alfredo De Marsico, c'è anche un giovane legale, Antonio Calabrese.
il povero Carlo, ovviamente con il suo visus particolare, perché purtroppo vedeva ombre, non è che riusciva a mettere a fuoco, fu colpito da una coltellata al cuore e il colpo fu rigirato all'interno del cuore. Negli anni del processo l'anarchico è al centro di una campagna innocentista organizzata dal Soccorso Rosso Militante, animata da Dario Fo e Franca Rame e sostenuta dalla sinistra extraparlamentare non solo. In prigione Marini pubblica libri e poesie e diventa un leader del movimento per i diritti dei carcerati. Tornato in libertà nel 79, si emargina dalla vita politica e sociale e muore per un infarto nel 2001 a 59 anni. Giovanni Marini era, diciamo, un esponente del forte disagio del fenomeno migranti in città, giovane legato appunto a questi movimenti spontaneisti, si autodefiniva anarchico e faceva parte di un gruppetto di 3-4 persone che per lo più era seduto qui tutti i giorni. Salerno era una città fondamentalmente di destra, con una chiesa estremamente dura, severa, rigorosa e una fortissima e radicata presenza massiccia di extraparlamentarismo. Dopo la morte di Carlo Falvella io direi che è cambiato tutto, anche grazie a questo delitto che ha diviso la città per molti anni, per gli anni immediatamente successivi. Sono stati anni in cui si è vissuta una odissea del rancore. Salerno poi ha vissuto questo disagio e questa difficoltà anche con i fenomeni terroristici degli anni Ottanta. Nell'80 fu ucciso il procuratore reggente della Repubblica Nicola Giacumbi. È stato un giorno tragico e drammatico della nostra storia, della nostra città. Una giovane vita è andata persa. Noi nell'onorare la memoria di Carlo Falvella onoriamo la memoria di tante persone, tanti giovani morti per questa situazione di intolleranza, di clima, di odio. Il 7 luglio Carlo Falvella sarà ricordato a Palazzo di Città con un convegno. Tra i relatori esponenti di destra e sinistra e familiari delle vittime della violenza politica rossa e nera, familiari riuniti da Marco Falvella dell'Associazione Internazionale Vittime del Terrorismo. Dobbiamo cercare di far comprendere a questi giovani, nelle piccole o grandi comunità, che la violenza non ha mai portato da nessuna parte.